oggi presentazione ufficiale dei candidati, qual è il punto qualificante della vostra lista? Sono essenzialmente due, un cambiamento radicale sulle politiche, politiche del lavoro e politiche sociali, quindi l'abbandono del liberalismo che è stato praticato prima dai governi Berlusconi con Tremonti e poi in maniera feroce dal governo Monti, e poi un cambiamento all'insegna della legalità e dei diritti. La legalità non soltanto lotta contro la mafia, la criminalità organizzata, ma nella quotidianità, nel rispetto della Costituzione repubblicana. I lavoratori che vengono licenziati illegittimamente e che vengono reintegrati da un giudice del lavoro e poi ancora, come dire, ricacciati dal datore di lavoro, insomma Marchionne, che non vuole rispettare le sentenze di un giudice della Repubblica Italiana, questo è un esempio di illegalità, contratti ovviamente di eversione costituzionale. Trasteremo questo modello, è un modello sociale e legale che non ci piace e che non ha niente a che vedere con la Costituzione Repubblicana del 48. Cosa risponde a chi parla di frammentarietà del centro-sinistra, insomma sulla famosa desistenza? Intanto diciamo che è una colossale sciocchezza, perché Antonio Ingroia sin dai primi passi ha aperto il confronto e il dialogo col Partito Democratico e con il suo leader Bersani. Non abbiamo mai ricevuto una risposta da Bersani e del resto che risposta avrebbe potuto darci se hanno già stretto l'accordo per un governo con Monti? Dunque la desistenza che ci chiedono autorevoli esponenti del Partito Democratico è quella di dare un voto utile al governo Bersani-Monti, francamente inaccettabile. E invece sulla vostra coalizione, a chi reputa anomala l'alleanza con l'IDV? No, non è un'alleanza anomala, questa è una sperimentazione e per questo è percepita dall'opinione pubblica come la vera novità politica del momento, e cioè è la società civile con esponenti di primissimo piano che cammina insieme a quella che possiamo definire la buona politica, cioè quei partiti che comunque si sono opposti a Berlusconi prima, a Monti dopo, in Parlamento e fuori. E quindi c'è il PDC, c'è Rifondazione Comunista, c'è Italia dei Valori, ci sono i Verdi, ma insieme a questi appunto ci sono esponenti della società civile che rappresentano un po' l'Italia migliore, da Ruotolo a Flavio Lotti, Tavola della Pace, a Gabriella Stramaccioni di Libera, a Ilaria Cucchi, a Favia, a Franco Latorre, a Saverio Lodato. Abbiamo una squadra e delle teste di lista formidabili.